Hola, io sono il vostro Capitan Max, Berro Fronzo, benvenuti a un nuovo episodio di Risse Ignorante, la serie dedicata ad Hearthstone per quanto riguarda le risse. Possiamo tipo alzare un pochetto la musica, bla. Mentre tento di trovare anche il tempo solo per respirare, perché in questi giorni, al di là di cose nerd, Luca, come cazzo si chiama il BlizzCon, che tipo siamo il 12 e ancora non sono neanche riuscito a vederne metà, e un sacco di altre cose, chiedo scusa, sto anche tentando di portare avanti sia il canale di Twitch che quello di YouTube a fasi alterne. È venuta la bora, è venuta la pioggia, è venuta la grandine, quindi ho anche preso tipo mal di gola, febbre, cazzi vari, però dovevo fare niente, non ce la faccio oggi, mi dispiace. Sto provando a fare praticamente video. Allora, sono arrivato a sta cazzo di rissa. Come funziona sta rissa? The Pesky Shigmax Turn Your Last Blah. In pratica, ogni volta che tu metti giù una creatura, è una creatura 1-1 che costa un mana. Allora, esistono due archetipi praticamente per sto mazzo di per sto tipo di rissa di merda. Uno è lo sciamano, che tipo utilizza solamente ciccioni a costo 8, 9, 10 e poi gioca Evolve, e per qualche cazzo di strano bug praticamente non sono, come si dice, non sono equilibrate queste cose qua, nel senso che di solito quando tipo escono fuori bot o praticamente buffi le creature in un altro tipo, allora vengono fuori comunque 1-1, però a quanto pare se tu fai evolve dello shaman vengono tipo 8, 9, 10, 500. Oppure si fa come ho fatto io, ovvero sono andato all'interno della mia collezione, ho sbattuto dentro le leggendarie più sgravate che trovavo, conscio del fatto che avessero degli effetti battle cry o da end of turn veramente molto 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 ma molto forti, che quindi io potessi utilizzare indiscriminatamente anche al turno 1, e poi l'ho riempito di carte molto forti che avrebbero potuto aiutarmi praticamente per vari tipi di matchup contro mazzi simili al mio. Allora vabbè, Isera, Onyxia, Alexstrasza sono tutti quanti ovviamente draghi della Madonna che tu li butti per terra chiedo scusa, e anche se sono degli 1-1-1, questa qua ti dà una carta sgravatissima, questa qua riempie comunque la board di 1-1, che vuol dire che hai un sacco di pippolotti che non servono un cazzo per tradare le leggendarie del nemico. Questo qua al turno 1 mandi a 15 l'avversario, questo qua anche se crepa ti dà la 5-3, questo qua nel momento in cui lo metti in campo ti cura di 8, questo qua fa 8 danni all'avversario, questo qua boh è una tech che mi sono premurato di buttare dentro perché sì. Leon Hands ti può aiutare in late game, Kel'Thuzad puoi tradare tutti quanti i tuoi minion, magari anche quelli là tipo fatti con Onyxia, che poi ti ritornano vivi alla fine del turno. Baron Geddon lo si utilizza perché anche se è 1-1-1-1-1-1-1-1-1 fa comunque 2 danni a tutte, quindi di solito sparecchia la board. Molti utilizzano al posto di questo il, come si chiama, il Marlock 2-3 a costo 6 che fa 2 danni a tutti quando entra in campo, che in effetti non mi sento neanche di dargli torto. Dottor Boom perché fa le bombette, Sylvanas perché stira le cose, il Mysterious Challenger perché fa entrare effettivamente i segreti dal tuo mazzo, Emperor Taurisan perché le cose da 1 ti divengono a costare a 0, Cairn perché fa la 4-5, però non l'ho mai utilizzata veramente, quindi non so se effettivamente evoca una 4-5 o evoca una 1-1, quindi questa cosa qua potresti anche toglierla. Loteb e Harrison Jones sono solamente per alcuni matchup, ma possono essere tranquillamente sostituite. Gormok the Impaler perché è molto rapido con il paladino, praticamente trovarsi il campo pieno di 1-1 e far 4 danni con una cosa non è male. Per il resto True Silver, Consecration perché tu ne spari uno e sparecchi tutta quanta la board dell'avversario, Sword of Justice per pimpare tutte quante i tuoi cazzettini, e Steward of Darkshire perché è 1-1-1-1 e tu volendo, tipo se inizi per secondo, potresti fare, non so, Steward of Justice al turno 1, moneta, Ragnaros con scudo divino, passo, 8 danni all'avversario. Secret Trial, Redemption e Noble Sacrifice semplicemente per difendere le mie padine o semplicemente per rompere il cazzo quando l'avversario ne mette troppe o tenta di distruggere le mie, insomma. E adesso vediamo con cosa ci troviamo di fronte e vediamo, insomma, se riusciamo a fare qualcosa di divertente con questa rissa qua. Io personalmente mi sto un sacco divertendo a farla, e perché sono risse relativamente rapide, tipo io una volta sono riuscito a vincere al turno 3 e basta. È figo vedere come funzionano le cose, sperando in Dio di non essere asfaltati dal solito sciamano di turno. Allora, questa qua, per la cronaca, è la terza partita che noi giochiamo all'interno di questa arena. Vi farò vedere i modi ridicoli nei quali sono riuscito a perdere le due partite precedenti. Ho trovato due mazzi combo fortissimi, che oltre a essere fortissimi, sono anche riuscito a trovare perfettamente i pezzi della combo nelle prime 10 carte. La situazione era talmente ridicola
che praticamente ho preso gli ultimi turni di queste partite che io avevo fatto prima e le metto alla fine di questo video perché sono abbastanza ridicole e vorrei, insomma, che capiste che cosa è successo e come ci sono rimasto, in maniera tale che voi ci possiate rimanere altrettanto male voi assieme a me. Vediamo il signor tizio qua che cosa fa. Non fa niente. Quindi direi di fare tipo così. Potrei anche giocare una di queste due, ma poi me la pinga e basta, quindi non ha senso. Cioè, il Viz è tipo, non so, utilizzare Kel'Thuzad, schiantarsi tutto e vedere. Se lui invece tipo utilizza Arcane Explosion adesso, ha vinto, però non è che ci potessimo fare molto. Vediamo, sembra indeciso sul da farsi. Se avesse avuto Arcane Explosion penso che l'avrebbe utilizzata. O no? Dai, caga un minion. Cagane due. A tutti quanti best deals anywhere. Ah, l'anima del cazzo, Cro-Magnus, va bene. E con un mana gioca Arcane Missiles perché ce l'ha di mano, giusto? Eccolo lì, sapevo, che va sulle due bombe e su lui. Cioè lui sta pescando l'intera mana, mamma mia. Ok, è andata meglio di quello che mi aspettavo. Benissimo. E dopo la combo in più ci ritorna anche sulla bombetta. Bene. Già sta persona mi ha fatto incazzare, però è andata meglio di quanto sperassi, insomma, perché avrebbe potuto andare molto peggio quel cazzo di Arcane Missiles. Adesso devi fare ovviamente il ping su questo, hai sprecato due mana. Poi. Bene. A questo punto quasi quasi io metterei giù questo qua, metterei la fede nella luce e comincerei a picchiare come un bastardo questa persona. Se fa resettone, boh, cioè lui non può attaccare per il momento, può ancora picchiare questo. Che resettoni ha? Il questing giusto? Ha sbagliato. Shit. Ok, LOL! Che sgravato! Bene, allora, questo secondo me va fatto. Dopodiché questo va fatto. E infine questo va fatto. Poi tipo potremmo effettivamente ancora giocare altro, però non ha senso farlo. O sì, che cosa potrebbe giocare lui al turno 5? Niente di troppo distruttivo rispetto al turno 4. Potrei anche giocare effettivamente Nzoth in questo mazzo. Però non ha senso farsi tante seghe mentali perché effettivamente è un mazzo di arena, giusto? Cioè no di arena, di, hai capito? Ah. Ping su Sylvanas, giusto. E passi. Ok. Lethal. E attacchiamo anche con cose. Ma scusa, non. Va bene, oppure mi scliccato, ho sbagliato le cose. Vabbè, non fa niente, ragazzi, dai. Bene. E una l'abbiamo vinta. E siamo felici di averla vinta. Per la cronaca nel pacchetto di questa rissa qua, tipo, non ho trovato un semicazzo. Bene, questo era il mazzo, questo è come si gioca e io adesso vado a dormire dopo aver rosicato non poco. Come promesso, alla fine di questo video vedrete anche tipo due partite che ho perso in maniera veramente miserissima. Una dove tipo ho detto, eh beh, l'avversario mi avrà fatto 10 danni, invece me ne sono arrivati tipo 60, mentre un'altra è una persona che doveva trovare 5 danni e ne ha trovati 18, ma vedrete insomma senza che sì. Vi lascio come al solito all'area commenti dove potete sfogare tutte quante le vostre frustrazioni adolescenziali insultandomi o insultando altra gente, perché è molto bello farlo, oppure comunque sia all'area della descrizione dove ci sono un sacco di link utili, come per esempio, che cazzo ne so, il mio link a Facebook, l'account di Instagram dove metto un sacco di stupidaggini, l'account di Twitter, i canali YouTube delle persone con cui collaboro, insomma un sacco di cose divertenti. Se andate sulla descrizione trovate sempre robe divertenti.
Noi ci vediamo, penso, domani, spero, e considerato che non ho altro rimasto da dire, dal vostro capitan Max Berofronzo, adios a todos. Os Bragnaros. Adesso lui ha la mano che costa niente. E questo qua può andare bene, questo qua può andare bene, questo qua. Basta. Questo qua è molto difficile che succeda, ma intanto lo buttiamo, insomma. È un peccato perché è già il secondo segreto che ci arriva di mano, tipo. Quindi Mysterious Challenger penso che ce li infileremo su per il culo. Però non è che possiamo fare granché altro. Signor Rogue. Signor Rogue. Signore. Signor... Ok, sono confuso. Sono estremamente confuso. Vuole veramente giocare di culo? Oh, ah, volevi. Non proprio come avevo progettato, se devo essere sincero. Si sta svuotando la mano di Anertarara, vuole shottarmi di... Ah, ok. E alla fine allora potrebbe essere che perderemo, eh. Porca puttana, ragazzi. LOL! Quanti danni mi arrivano? Tipo 20? Una decina mi arrivano. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Siamo morti? 16. Porca puttana. 18, 20. Veramente mi ha scombato in faccia in sta maniera. 22, 24, 25, 26, 28, veramente? Nonsense! Well played! Ma continua! Quanti danni ci ho fatto in un turno? What the fuck, aveva la mano perfetta! Ma che cazzo! Basta! Quanti danni ha fatto? Astonishi, ci ha fatto tipo 60 danni. C'era tipo 29, eh? Vabbè, noi gli facciamo fare l'animazione e alla fine pesca. Ok. Se non altro mi faccio i pippolotti che costano poco, però questo qua non lo posso ancora utilizzare. Dopo posso fare potere eroe più tutto quanto quello che è in mano. Ma lui utilizza Faceless Manipulator, giustamente. Ma viene distrutto fortunatamente perché abbiamo giocato il Secret Trial all'inizio. Grazie Secret Trial. Però lui ha sprecato un mana in tutto questo, tra l'altro. Oh, Gesù santo. Però ha tutte quante le carte perfette, sto maledetto figlio di Troia, eh. Bisogna anche dare credito a questa cosa qui. Ok. Aia. Ah, vediamo. Questo qua io mi rifiuto ancora di utilizzarlo. Secondo me esiste uno scenario fantascientifico nel quale noi avremo ancora 4 minion, come per esempio se top decchiamo Onyxia. Abbiamo perso, vero? Non ancora. LOL. Hello. Ha vinto di nuovo? No? Sì. Ma dai, vabbè, però, ragazzi. Cioè, mi sembra di essere tornato su Twitch, cazzo. Cioè, ha cagato proprio... 2 nel mazzo ne aveva, ce ne aveva 2 in mano nelle prime 18 carte.